Come praticare il massaggio cardiaco. In questo tutorial di oggi vediamo attraverso l'uso delle mie parole come si pratica un massaggio cardiaco. Ci sono ben 5 step da compiere. Il primo, bisogna comprimere al centro del torace. Il secondo, eseguire compressioni con braccia dritte e perpendicolari al torace. Il terzo, esercitare una pressione ideale. E le linee guida dispongono compressioni di 4-5 cm, ma molti paramedici consigliano di essere più energici. Il quarto step è quello della velocità. Le linee guida infatti prevedono 30 colpi alla velocità di circa 100 al minuto, in pratica una frequenza poco inferiore alle due compressioni al secondo. Ed il quinto, che non bisogna mai staccare le mani dal torace. È la pressione esercitata che cambia, ma non il contatto fisico con l'infortunato. Appoggia quindi il palmo di una mano al centro del torace, prediligi la tua mano mancina a contatto col torace dell'infortunato. Se sei destro, poggia la mano sinistra al centro del torace e il palmo della tua mano destra sopra la mano sinistra. La seconda mano va posta col palmo sulla mano già a contatto col torace. La compressione si esegue col palmo e non con le dita. Cerca di andare a individuare il centro del torace così da non comprimere le costole. Ecco, vi ho detto un po' tutto secondo la mia opinione. Chiaramente io ho utilizzato internet, o meglio il web, per far sì che qualcuno sappia come si fa tutto questo. Ovviamente, ripeto, mi sono servito di indicazioni presenti qua su internet. Grazie a tutti, iscrivetevi, commentate, spero di essere stato utile al prossimo tutorial di Narratore Italiano.